Abbiamo partecipato a questo progetto per vari motivi. Chi voleva leggere di più, chi voleva scoprire generi nuovi e chi ama la lettura ed ha colto l'occasione per fare anche già giudice. Ritrovarci ad interpretare il ruolo di giurati ha permesso di ampliare i nostri orizzonti, in primis perché ci siamo ritrovati ad esaminare i libri anche da un punto di vista critico e quindi a dover analizzare la parte prettamente tecnica della scrittura. Ed in secondo luogo perché grazie a questa esperienza abbiamo avuto anche l'opportunità di conoscere i libri contemporanei sia della nostra letteratura italiana che di quella internazionale, abituati molti di noi a leggere prevalentemente i grandi classici della letteratura sia nostrana che estera. Ed è stato per noi molto importante poter condividere la nostra passione, soprattutto in un momento come questo, dove il mondo sembra faccia di tutto per tenerci distanti l'uno dall'altro. E seppur possano essere stati i più disparati i motivi che ci hanno avvicinato alla lettura, dalla ricerca di un luogo sicuro, alla curiosità di scoprire, all'intrattenimento di pomeriggi invasi dalla noia, ciò testimonia fervidamente quanto sia importante l'attività del leggere, come momento di condivisione e di aggregazione. Cinque libri finalisti, sentiamo di consigliarvi la lettura della Città di Vivi, di Nicola Lagioia, che riesce a trattare i temi complessi e talvolta anche scomodi, ma con una prosa scorrevole ed avvincente.